terminato l'esame sui resti della cabina della funivia di Stresa al Tecnoparco, periti al lavoro sulla testa fusa. Hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza e in Ossola i carabinieri hanno denunciato 5 persone. Slitta primavera, la previsione per la fine dei lavori lungo la statale del Sempione ad Arona, oggi cantiere riaperto. Entro fine mese sarà aperta la variante di Borgo Ticino, un'opera attesa da anni e caratterizzata da un iter travagliato. Giovedì alla fabbrica di Villa d'Ossola il taglio del nastro della mostra dedicata alla commedia italiana, il bar del Caut. Alle 20.40 ritorna Basketando, ospiti di Daniele Piovera, i due play della Paffoni, Piazza e Taddeo. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, lo avete sentito dai titoli, torniamo dove ci eravamo lasciati nelle passate edizioni del nostro giornale, dove al Tecnoparco per parlare del lavoro avviato oggi dai periti sulla cabina precipitata della funivia del Mottarone. Sono entrati nel vivo questa mattina gli accertamenti tecnici sulla cabina numero 3 della funivia del Mottarone trasportata ieri al Tecnoparco. Alle 9 i periti si sono dati appuntamento al capannone messo a disposizione. La prima fase è consistita nell'apertura del celofan nel quale era stato avvolto il relitto in vista del volo con l'elicottero Ericsson. Nel pomeriggio invece hanno iniziato a osservare la testa fusa, parte cruciale nella ricerca delle cause della rottura della fune trainante. Successivamente la testa fusa sarà aperta è portata in un laboratorio specializzato in Trentino. Al momento è ancora conficcata nel pezzo di tronco sul quale era finita il giorno della tragedia. Appare molto difficile a questo punto che si possano rispettare le scadenze previste con l'udienza del prossimo 16 dicembre fissata dal GIP Elena Cerriotti per la discussione delle relazioni dei periti. Dal momento che le analisi devono ancora iniziare è molto probabile che verrà chiesto uno slittamento dei termini. Sono ore di apprensione quelle che sta vivendo il mondo del basket del Verbano Cusio-Ossola e non solo. Si teme per la sorte di Sebastiano Bianchi, 29 anni di Omegna. Da ieri sera non si hanno più sue notizie. La sua auto è stata ritrovata nei pressi del lago a Verbania. Le ricerche sono iniziate questa mattina nella zona di Villa Taranto. Sono impegnati vigili del fuoco, carabinieri, polizia con unità nautiche. Bianchi, ex giocatore della Paffoni, ha giocato anche nel Tortona, nel Cento, nella San Giorgese e attualmente in forza in Serie B nelle fila del Legnano. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di oggi senza esito. Ovviamente nella giornata di domattina riprenderanno. Altri furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti nel Verbano Cusio-Ossola, succede in Ossola in particolare, a scoprirli sono stati i carabinieri, si tratta di 5 persone e 4 appartenenti alla stessa famiglia. Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza le 5 persone denunciate dai carabinieri di Domodossola. Sono tutte di nazionalità marocchina, 4 di loro appartengono allo stesso nucleo familiare, hanno età comprese tra i 24 e i 60 anni, tutti residenti a Domodossola e dintorni. Dopo lunghe indagini e minuziosi accertamenti, i militari hanno ricostruito sia il periodo della richiesta che le somme indebitamente ottenute. I 5 infatti avevano dichiarato di essere in Italia da almeno 10 anni, requisito fondamentale per poter ottenere il reddito di cittadinanza. La dichiarazione era stata fatta all'INPS. La somma ottenuta, senza averne però diritto, ammonta a oltre 15.000 euro. Per questo motivo i carabinieri li hanno denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Non è certamente il primo caso nella nostra provincia. Le indagini e gli accertamenti dei carabinieri vanno avanti. Nel Verbano Cusio-Ossola l'adesione alla giornata di sciopero del comparto igiene e ambiente nella giornata di ieri è stata del 60%. La percentuale è salita sino al tetto del 75% per i dipendenti della società Medio Novarese Ambiente. I lavoratori stanno chiedendo, spiegano dalla segreteria funzione pubblica della CGIL Novara VCO, aumenti dignitosi, stesso contratto dell'igiene ambientale
digitale per i servizi già esternalizzati e soprattutto reclamano sicurezza del comparto. Ieri è stato organizzato un presidio davanti al comune di Novara. Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha ricevuto a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori e sindacalisti. Questi hanno spiegato le richieste del settore. Il primo cittadino novarese si è impegnato a verificare la percorribilità delle richieste avanzate. Ora siamo a parlare di viabilità. Nelle passate edizioni del nostro giornale vi abbiamo riferito dello stop del cantiere lungo la statale del Sempione ad Arona. Oggi i lavori sono ripresi, ma la novità odierna è che il cantiere non potrà essere smobilitato prima della primavera 2022. Fine marzo 2022, per quella data ANAS progetta il termine dei lavori lungo la statale 33 del Sempione ad Arona, dunque si allungano di circa 3 mesi i tempi di consegna dell'importante arteria alla città del San Carlone. Nei mesi passati si era parlato come termine ultimo del 31 dicembre 2021. Il termine dei lavori è stato rivisto alla luce dell'avanzamento di alcuni interventi, spiegano di ANAS, interventi che per via degli spazi di cantiere ridotti possono essere eseguiti con un numero limitato di persone, macchinari compresi, come nelle fasi di perforatura ed elevazione del muro. La risposta è arrivata dopo la denuncia di fermo del cantiere arrivata da più parti nei giorni scorsi. Oggi gli operai sono tornati all'interno del cantiere aronese. Dallo scorso 27 ottobre i lavori erano fermi. In gergo lo stop viene definito tecnico per gli automobilisti che giornalmente percorrono quel tratto di strada statale e sinonimo di calvario. 2 settimane di blocco per approvvigionamento, spiegano da ANAS. Con oggi è ripartita la seconda fase dei lavori. Oramai è stata raggiunta la base del muro ceduto, sono stati applicati tutti i tiranti sulla palificata già realizzata, sono in corso di realizzazione i lavori relativi alle nuove fondazioni. A seguire si procederà con la ricostruzione in elevazione dell'opera tramite moduli cellulari, concludono da ANAS. Ultimo step, sarà ricostruita l'infrastruttura e sarà realizzato lo sbalzo per l'alloggiamento della pista ciclopedonale. La superficie esterna sarà ricoperta con pietre per mantenere l'impatto estetico del muro originale. Completerà l'intervento il collaudo dell'opera, ma questo arriverà solo in primavera. E ci sono buone notizie invece per un'altra strada, attesa anche questa da molto tempo, che ci porta nel comune di Borgo Ticino. Dopo anni tra progettazione, cantiere dei lavori, sospensione e cambio dell'impresa appaltatrice, con rifacimento di alcune opere, sembra addirittura d'arrivo l'apertura della variante di Borgo Ticino sulla statale 32 ticinese. Ora anche ANAS conferma che la variante stradale, attesa da anni, sarà pronta a fine mese. Dalla direzione regionale spiegano le opere stradali sono ultimate. Il tratto di variante dell'abitato di Borgo Ticino consentirà di allontanare il traffico, in particolare dei mezzi pesanti, dal centro abitato. L'apertura avverrà una volta completato l'allestimento dell'infrastruttura elettrica a servizio degli impianti, attualmente in corso da parte del gestore elettrico, la posa della cartellonistica verticale e la segnaletica orizzontale. L'apertura del nuovo tracciato è prevista con certezza entro novembre. Da ANAS si precisa inoltre, nel tratto in variante sono stati realizzati un sottopasso ferroviario, 2 gallerie artificiali, un viadotto, un ponte sul torrente Orgoglia, 2 sottovie ed è stato eseguito l'ampliamento del ponte sul Rio Noré. L'investimento complessivo per la costruzione dell'opera, lunga poco più di 3 km, unitamente all'adeguamento della statale e realizzata della variante, è costato complessivamente 37 milioni e 800 mila euro. Marchese dice: la realizzazione del tratto in variante all'abitato ha lo scopo di allontanare il traffico, in particolare quello dei mezzi pesanti, dal centro abitato, con evidenti vantaggi per il comune in termini di sgravio del traffico e riduzione dell'inquinamento acustico e da emissione dei gas di scarico. Soprattutto rende più sicuro un percorso che è stato al centro di parecchi incidenti con gravi conseguenze, alcuni dei quali mortali. La vecchia circonvallazione di Borgo Ticino era stata realizzata all'inizio degli anni 60, 50 anni fa. È stata la prima della ticinese nel tratto tra Castelletto Ticino e Novara. La nuova viabilità è attesa non solo dagli abitanti del borgo, ma anche da tutti gli automobilisti che giornalmente percorrono la Arona-Novara.
Ora andiamo a Casale Cortecerro perché qui sono in fase di completamento quelle opere avviate in più step per mettere in sicurezza l'abitato del centro cusiano da eventi alluvionali. In particolare si è intervenuto sul rio Vallessa per metterlo in sicurezza. Sentiamo l'assessore. L'amministrazione comunale di Casale continua ad investire nella messa in sicurezza del territorio, interventi importanti sul rio principale del comune, il rio Vallessa, che attraversa proprio il centro abitato. Esattamente, sì, ci troviamo nel centro del capoluogo di Casale Cortecerro. Rio Vallessa, quest'anno nel 2021, sono stati ammessi a bilancio da parte della nostra amministrazione numerosi interventi. Questo è l'ultimo che va a concludere questo ciclo di lavori e con questi lavori si provvederà alla pavimentazione e a una nuova arginatura in un punto particolarmente sensibile che è quello che proprio attraversa il centro storico, insomma. Anche perché in passato, 7-8 anni fa, c'era stata l'evacuazione, no, di residenti e abitanti di una casa proprio per la portata del rio che quando piove molto si ingrossa. Sì, esattamente. Purtroppo, insomma, siamo di fronte a una svolta dal punto di vista climatico. Ultimamente, in alcune fasi di maltempo, purtroppo si trasformano in vere e proprie bombe d'acqua e quindi i fiumi tendono ad aumentare sensibilmente la portata. Qualche anno fa avevamo avuto un problema qui nel centro storico con questa abitazione e di conseguenza abbiamo lavorato, soprattutto in questi ultimi 2 anni, per riuscire a portare a compimento questo progetto che mette definitivamente in sicurezza questo tratto del paese, in modo che almeno non ci siano problemi per i cittadini, per i residenti in questo tratto molto importante. Tempi di ultimazione, diciamo, nel giro di un mese e mezzo, 2 mesi, dovrebbero riuscire a compiere tutti i lavori, diciamo che si avrà una situazione di sicurezza per il nostro territorio. Ed ora invece parliamo di Covid, è superiore a 400 oggi il numero dei nuovi casi Covid in Piemonte, con un tasso di positivi dello 0,7%. I 59.947 tamponi eseguiti hanno accertato 418 contagi, di cui 160 dopo test antigenico, il più alto da molti giorni, anche il dato relativo ai decessi comunicati. 7, di cui uno oggi. Sul fronte dei ricoveri c'è meno uno ricoverato nelle terapie intensive, dove il totale dei pazienti ora è 24. Negli altri reparti c'è stato un incremento di 9 che ha portato il dato complessivo a 233. In crescita anche il dato relativo ai guariti, ora sono 316. Dall'inizio della pandemia in Piemonte ci sono 391.500 99 casi positivi, 374.810 le guarigioni, 11.835 le vittime. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 4.697, dati tutti forniti ovviamente dall'unità di crisi della Regione Piemonte. E a proposito di Covid, l'ASL del VCI ha organizzato un open day per le mamme in gravidanza e per le neomamme. Vaccini anti-Covid, campagna di informazione della struttura di ostetricia e ginecologia della SLVCO presso gli hub presenti sul territorio per promuovere la vaccinazione con vaccini a mRNA raccomandata a tutte le donne in gravidanza e in allattamento. Consigliata la vaccinazione a partire dal secondo trimestre di gravidanza. Le donne che allattano possono vaccinarsi senza alcuna necessità di interrompere l'allattamento. I ginecologi e le ostetriche della SLVCO per chiarire ogni perplessità saranno presenti sabato 27 novembre presso gli hub vaccinali di Verbania, Teatro Il Maggiore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, a Domodossola, sede dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, dalle ore 8.30 alle ore 13, a Omegna, sede del Dipartimento di Prevenzione, a Crusinallo, dalle ore 13.30 alle ore 16. Per garantire le norme di sicurezza anti-Covid-19 occorre prenotarsi al numero di telefono 0324 491208, chiamando tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 16. Alle utenti che chiameranno sarà chiesta la sede di preferenza e i dati anagrafici. Le agende di prenotazione saranno chiuse il 24 di novembre.
E ora rimaniamo in ambito sanitario per una notizia di servizio. Dallo scorso 2 novembre lo sportello bancario situato presso l'ospedale San Biagio di Domodossola incassa ticket e pagamenti per fatture solo ed esclusivamente in contanti. Gli utenti potranno pagare con bancomat o carte di credito presso gli sportelli CUP dell'ospedale, presso i tre punti gialli posizionati nell'atrio del reparto di radiologia, di recupero e riabilitazione funzionale e presso la direzione sanitaria dell'ospedale di Domodossola. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta questa mattina attorno alle 8 a Nebbiuno per soccorrere un capriolo. L'animale era incastrato in una ringhiera. La squadra di pompieri, con l'utilizzo di un divaricatore manuale, lo ha liberato, affidandolo dopo alle cure del personale del rifugio Miletta, che appunto le ha dato assistenza. Ed ora andiamo al centro culturale La Fabbrica di Villadossola per mostrarvi in anteprima quello che sarà la mostra Il Bar del Cult, che sarà inaugurata alle 18 di giovedì prossimo presso il centro culturale Ossolano. Il Bar del Cult nasce un paio di anni fa insieme all'amico Mirko Zullo e questo è un po' il punto di arrivo di questo progetto, quindi la mostra delle mie locandine sulla commedia italiana dagli anni 60 fino a inizio anni 90, e quindi abbiamo raccolte circa 200, e proprio attraverso appunto la grafica delle locandine e il docufilm che stiamo realizzando vogliamo far conoscere al pubblico e raccontare appunto la commedia italiana e quel periodo storico per il nostro cinema. Il docufilm è stata una sorta di evoluzione naturale del progetto di Rocco, perché a un certo punto ci siamo detti: perché non far raccontare non soltanto attraverso la grafica delle locandine, ma anche attraverso i protagonisti di quell'epoca del cinema italiano? E così abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, raccogliendo interviste degli attori, dei registi, tra cui appunto Sergio Martino, che sarà qui ospite con noi all'inaugurazione della mostra. Il documentario, che si sta realizzando grazie a tutto lo staff di Chapeau Film, ha già permesso di incontrare molti di questi protagonisti, quindi dai registi come Sergio Martino stesso, a critici cinematografici come Marco Giusti, Mario Sesti e molti attori, Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Lino Banfi. Non ultimo, trovando un'unione appunto tra il percorso della mostra espositivo e quello del documentario, l'incontro e l'intervista con Renato Casaro, che è stato uno dei massimi esponenti nel disegnare appunto la maggior parte delle locandine della commedia all'italiana. Grazie al comune di Villadossola e al Teatro La Fabbrica, la mostra rimarrà aperta dall'11 di novembre fino al 28, tutti i giorni dalle 17 alle 22. Il giorno 11 alle 18.30 ci sarà l'inaugurazione con Sergio Martino, che sarà il grande ospite, diciamo, della serata. Ora diamo insieme uno sguardo alla nostra programmazione, perché questa sera alle 21.30 ritorna l'appuntamento con la trasmissione a cura dell'Associazione Amici dell'Oncologia, trasmissione che vi ricordo sarà in onda anche domani alle 13.45 e poi alle 19.00. Un nuovo appuntamento con gli amici dell'oncologia. Parleremo delle novità che riguardano l'attività dell'associazione, ma avremo anche un focus sulla psico-oncologia. I nostri ospiti sono il dottor Sergio Cozzi, oncologo e past president dell'associazione. Dottore, quali le principali novità che vi riguardano? Ma portiamo avanti una serie di progetti che prevedono il blocco, diciamo, dei più importanti e la conferma di questi più importanti allargandoli. In particolar modo allargheremo l'attività della psico-oncologia anche a Domodossola e allargheremo l'attività sempre a Domodossola anche della nostra estetista Apeo. Ovviamente tutto questo può comportare degli spostamenti dei costi su altri versanti e in conseguenza di questo saremo costretti a chiudere i trasporti dall'Ossola sulla radioterapia di Verbania a partire dal 1° di gennaio dell'anno prossimo. Il fatto che ci vincola ovviamente è il valore economico di queste operazioni, quindi è molto importante che noi si continui ad avere le donazioni, a fare iniziative per la raccolta fondi e per esempio a recuperare il 5 per 1000, che è diventata una risorsa importantissima per noi.
E a proposito di psico-oncologia, con noi la dottoressa Chiara Minati. A chi si rivolge la psico-oncologia nel momento di una diagnosi? La psico-oncologia sicuramente si rivolge in primis alla persona che ha subito la diagnosi, ma tanto e soprattutto anche alle persone che gravitano intorno all'ammalato, quindi ai familiari, e in particolare parleremo dei caregiver, quindi delle persone che in prima persona si prendono cura della persona malata o che gli fanno da sostegno nel percorso di malattia. Grazie e vi aspettiamo con il prossimo appuntamento con gli amici dell'oncologia. E poi c'è anche, come ogni martedì, l'appuntamento con il basket, già perché alle 20:40 ritorna l'appuntamento con Daniele Piovera e i suoi ospiti. La trasmissione dedicata alla palla a spicchi sarà in replica anche nella giornata di mercoledì alle 13:30 e poi ancora alle 17:00. Ma sentiamo le anticipazioni. Appuntamento con Basketando, una puntata speciale, come speciale è stata la serata di sabato con il ricordo di Ugo Paffoni, con un palazzetto veramente strapieno e con la vittoria della Paffoni nel derby con la Mami. Due ospiti speciali per una puntata speciale, quindi Vincenzo Taddeo, ciao Vincenzo. Ciao, ciao Dani. Come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene. Insieme a Vincenzo, il suo alter ego. Ciao Andrea tutti. Piazza, ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao. Ti è piaciuto il termine alter ego? Sì, dai. Sì. Non male, ti sei superato. Bravo. Sabato è stato bello, Andrea? Tanta roba, veramente. Speriamo che ci siano tante partite così. Quanto è stato importante risentirsi giocatori? Perché secondo me anche la pandemia vi ha fatto sentire meno giocatori, no? Io ho questa sensazione. Cioè, assolutamente, fatto... Dai, insomma, già il fatto che ci sono stati 3 minuti di fila con gli applausi è stata una roba che avevo. I brividi, c'è una cosa che. Cioè, c'è proprio una cosa veramente bella, proprio bella, bella, veramente. Ti stai quasi commuovendo, bravo Andre. Vince? No, come ha detto Andre, è stato bellissimo, soprattutto rivedere così tanti tifosi di nuovo al palazzetto dopo l'anno che abbiamo passato, e direi che la parola che racchiude tutto è stato divertente. Ecco, bravo, è stato divertente, insomma, nella puntata di questa sera Paffoni Day, l'incontro con gli sponsor, le interviste, le pagelle, punto sulla Serie D, insomma, non perdetevi l'appuntamento con Basketball. E ora la linea a Don Renato Sacco per le sue riflessioni del martedì. Bentrovati a tutti e a tutte. Come ricordate, questo appuntamento nel TG, nato nel marzo 2020, era nato per portare una buona notizia nelle case insieme agli amici Don Giorgio e Don Angelo. Qualche volta qualcuno mi dice: beh, ma non è che sei sempre con buone notizie? E infatti anche oggi credo tutti ricordiamo che il 9 novembre dell'89 è l'anniversario dell'abbattimento del muro di Berlino. Se vogliamo prendiamola come buona notizia, ma ci ricordano tempi faticosi. Ma il 9 novembre è anche nel 38 la notte dei cristalli, quando Hitler ordina azioni contro i giudei e in particolare contro le loro sinagoghe. La notte dei cristalli, per ricordare questi vetri che vengono infranti, l'arresto e l'inizio di una tragedia. Se pensiamo a quello che abbiamo visto in questi giorni, anche manifestazioni a Novara con persone vestite da deportati dei campi di concentramento, è una notizia preoccupante, non bella. La notizia positiva ci viene come sempre da Papa Francesco, che ci chiede per questa domenica 14 novembre di celebrare la quinta giornata mondiale dei poveri. Non è che è una bella notizia parlare dei poveri, ma la bella notizia è cambiare la nostra coscienza, il nostro cuore, i nostri occhi per vedere le persone, invece di essere sempre un po' arrabbiati, lamentosi, pensare che tutti sono nostri nemici, che tutti ce l'hanno con noi, e di essere incavolati davvero un po' quello che respiriamo. Forse vedere il mondo con gli occhi dei poveri ci aiuta a riconciliarci con la vita. E Papa Francesco conclude il messaggio dicendo: non possiamo attendere che i poveri bussano alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case. E allora è rivolto a ognuno di noi. E poi conclude con una frase di Don Primo Mazzolari, parroco di Bozzolo:
vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono. Io non li ho mai contati i poveri, non si possono contare. I poveri si abbracciano, non si contano. Ritorneremo su questo tema dei poveri con il nostro amico Don Giorgio venerdì con Non di Solo Pane. Arrivederci. Grazie Don Renato, io mi fermo qui per tutti gli aggiornamenti, viceazzurratv.it, grazie e buon proseguimento.